ci ritroviamo qui, in realtà stiamo registrando, ma così poi estratto e Certo, rimonto. non è un problema, anzi. No, perché so che con le live si è un po' in difficoltà perché c'è bisogno di vedere gli appunti, cose così. Non è Chi c'ha vero. belli. Allora, no, perché tutti quanti sono colpiti dalla tua memoria elefantiaca e quindi la gente dice: no, ma come fa Salvatore? Io pure non sto chiedendo ancora, ragazzi, quindi non vi preoccupate. Allora, oggi cerchiamo di andare ad usare bene questa memoria perché il titolo di questo video è La politica estera dell'Italia da Berlusconi a Conte. Ci sarebbero tantissime cose da dire, faccio una sintesi mia in modo che poi tu puoi Vediamo, vediamo. vediamo. Silvio Berlusconi, da un certo punto di vista, è stato un luminare della politica internazionale, visto che è riuscito a capire che noi non eravamo un paese del sud Europa, ma del nord Africa. Praticamente ha fatto degli accordi che sono stati un po' vituperati, ma alla fine funzionavicchiavano, ed ha avvicinato due leader di due potenze, almeno una è un'ex potenza, Russia e America, con rapporti amicali. Dopodiché arriva più o meno il buon Renzi, che riesce a recuperare invece quella forza italiana che mancava in Europa, perché ci ricordiamo ancora i sorrisini di Merkel e di Macron, no? Chi era? No, Sarkozy. Sarkozy, che ridevano un po' di Berlusconi, ma Renzi, col fatto che era il partito italiano dentro il Partito Socialista Europeo più forte, quindi aveva una leadership all'interno del Parlamento Europeo, riuscì a riconquistare un po' di fiducia, diciamo, internazionale. Lo sappiamo perché Obama lo invitò nell'ultima cena di Stato, anche Putin si è espresso in alcuni convegni positivamente verso Renzi e, insomma, anche gli altri leader europei non erano. Poi si arriva a Giuseppe Conte, che ha due vite, una da burattino, dove nel governo giallo-verde, dove inizialmente era appunto considerato in questo modo, ma tesseva trame, rapporti personali per piano piano prendersi il suo spazio, individuando le persone giuste da irritire. Ce lo ricordiamo con la Merkel che confabulava, e sappiamo anche che all'interno del Movimento 5 Stelle si raffrontava solo e esclusivamente con Grillo e Di Maio. Adesso c'è un Conte 2, che sembra ottenere tanto in Europa quando va a parlamentare, ma diciamo il suo ministro degli esteri pure ha visto due vite, una da antieuropeista che andava con i gilet gialli, adesso ministro degli Sì. esteri che fa Diciamo cosa? che per quanto riguarda Conte vale un vecchio detto, io ho fatto anche un post su Facebook su questo, metti un fante a cavallo e diventa cavaliere, quindi Ah, bello. come diceva Carlo Marx, l'essere è sempre condizionato dall'esistenza, quindi una volta che tu pensi di aver messo una persona assolutamente senza nessun senso e significato, tu non sai poi come interpreta quel ruolo. Gli americani presero un vecchietto tedesco come Adenauer che stava quasi alla soglia dei 70 anni per farne il leader della Repubblica Federale Tedesca ed è stato certamente uno dei cancellieri insieme a Brandt e a Kohl che ha segnato la storia del Novecento tedesco. Quindi bisogna sempre stare molto attenti nelle valutazioni, che poi ci sono dei soggetti, l'ho raccontata recentemente questa storia, quando Putin, che comunque aveva già un ruolo importante nella burocrazia del Cremlino come direttore Grazie. faceva il direttore del personale del palazzo presidenziale di Ah, Yeltsin, ok, sì. perché lui ha tante vite Putin. Putin è stato un agente segreto a Dresda per l'Unione Sovietica, quindi il KGB. Poi è stato consulente per l'internazionalizzazione del sindaco di San Pietroburgo. È stato direttore dell'FSB, quindi del servizio segreto solo russo, e poi è stato capo dell'amministrazione della presidenza russa. Quando nella lotta per la successione ad uno Yeltsin ormai ridotto a brandelli a causa del suo alcolismo, si decide di mettere Putin, perché Putin era una specie di soprammobile, tutti passavano, neanche si accorgeva Ok, che stava là. E per rendere ancora più plastica questa immagine, quando fanno la riunione per lavorare sulla designazione, questo è un momento delicatissimo, cioè il giorno prima ti chiamano e ti dicono domani facciamo la conferenza stampa. Molte persone si bruciano. Quanta gente abbiamo visto che ok. faceva l'assessore, mi ricordo il povero un giocatore di rugby fortissimo.
famosissimo, lo Cicero, che doveva fare l'assessore allo sport del comune di Roma. Lui il giorno prima ha detto che faceva l'assessore allo Il sport, giorno poi il giorno dopo dopo, se l'erano sì, me lo ricordo. dimenticato e povero Barone, come lo chiamavano, lo Cicero, è scomparso dalle liste. Succede nelle liste di inizio. Quindi quello è un momento delicatissimo nella gestione dei rapporti con gli altri e della propria immagine pubblica. Quel pomeriggio Putin si va a comprare una licenza da tassista. Perché? Perché? Perché tanto non ci credeva o voleva far percepire a Yeltsin e all'entourage di Yeltsin che lui in realtà non pensava di avere la forza per fare il presidente, eccetera, eccetera, si va a comprare questa licenza. Infatti lui, tra l'altro, io questo non ne avevo scritto, ma sembrava una sorta di leggenda metropolitana che mi Certo, era sembra uno di quei arrivata, racconti. tramite un mio amico russo, Ernesto Sultano, che è un ragazzo molto brillante, il cui padre non solo è un parlamentare della Duma, ma è anche il rappresentante, è stato rappresentante russo presso l'Organizzazione Islamica Mondiale, perché si pensa sempre alla Russia come un paese ortodosso, ma la Già. Russia ha 30 milioni di musulmani e oggi nella successione a Putin si discute molto di questa figura di Kadyrov, che è il plenipotenziario russo in Cecenia, che è musulmano sunnita. E sarebbe la prima volta dai tempi dell'Orda d'Oro che un musulmano torna a governare tutta la Russia. È Wow. un'operazione di marketing, però si discute, è uscito un saggio su Foreign Affairs dal titolo Il canato di Putin, perché Putin, Il carato. Canato. il canato Sì. è quando comanda il Khan, e nel canato la religione musulmana. Questo perché, ad esempio, per gestire la Crimea dopo l'occupazione lui ha dovuto fare l'accordo con i tatari di Crimea che sono musulmani, come anche la maggior parte delle popolazioni del Caucaso. E Putin proprio recentemente ha raccontato durante una cena questo aneddoto, ha detto quel giorno ho rischiato di fare il Quindi era tassista. vero. E quindi era vero, diciamo, a me mi era arrivata come Una una cosa leggenda. raccontata da questo mio amico, l'ho scritto, l'ho detto. E poi lui proprio, se vi fate un giro, c'è un sito ufficioso dei servizi russi, lo trovate multilingue, mettete sul motore di ricerca Putin tassista e trovate, diciamo, che racconta questa storia. Allora, Ok. torniamo, quindi anche Conte in qualche modo è stato abile a farsi sottovalutare. A Già. Napoli dicono fa fesso fesso facendo fesso, no? E quindi è una utilissima strategia. Se vogliamo, non L'essere sotto so, traccia, dici, non. quantomeno non far sì che gli altri non ti prendano effettivamente la misura, no? La Gakure, che è un libro scritto da samurai per samurai, anche se in un'epoca un po' tarda, siamo nel 1600 giapponese, quindi è finita l'epoca degli stati combattenti e quindi lo shogun cerca di trasformare i samurai più in cortigiani e burocrati della nuova amministrazione imperiale che non quei guerrieri che si sfidavano nei crocicchi delle strade del Giappone medievale che Kurosawa ci ha fatto amare nelle sue grandi Bellissimo. opere. E scrive l'estensore di questo libro, Hagakure, Riflessioni all'ombra delle foglie. Non far uscire di casa tuo figlio finché avrà quell'espressione intelligente negli occhi. È Wow. bellissima questa, no? Wow, Poi in bellissimo. generale, diciamo, i giapponesi ti dicono che il chiodo che sporge gliene preso a martellate. Avrei una citazione meno nobile, anche il grande, la mia serie preferita, Colombo, giocava su questo suo essere super sottovalutato, Assolutamente, per ma tanto esempio. giochiamo, ci piace mettere insieme Certo, linguaggi diversi sì. in questo punto di vista. Quindi Conte non si è fatto prendere misure. Allora, io personalmente, vediamo se ci azzecco. La mia lettura è questa. Conte e Casalino, che i ben informati ci dicono che il presidente appella con il nomignolo Rocco Bello nelle stanze di Chigi, sono pronti ad essere immolati come capro espiatorio al paese. Perché? Questa vicenda della gestione della seconda ondata e il fatto che il famoso modello Italia non esiste, anzi è un No, modello negativo. certo. Non so chi ci segue da tempo, io scrissi proprio a marzo un pezzo su Start Mag che suscitò un sacco di critiche perché sono
sono stato il primo a tradurre in Italia questo studio dell'Harvard Business Review su cosa aveva funzionato poco, in parte il modello Veneto, anche se dopo l'uscita di Crisanti abbiamo visto che anche Zaia ha avuto difficoltà a gestire questa situazione, e tutto quello che non aveva funzionato, cioè praticamente il 90%, al punto che oggi siamo come un paese del terzo mondo per cui su 100.000 abitanti l'Italia ha il più alto tasso Di mortalità. di mortalità. Allora, poi c'è un altro problema, questi famosi discorsi degli storici. Allora, adesso diciamo delle cose un po' impopolari. Il problema tra l'Italia e gli altri paesi del mondo è innanzitutto che l'Italia è oggettivamente tra le economie più indebitate al mondo, senza avere uno dei più grandi PIL del mondo. Quindi è chiaro che la Germania, che ha un rapporto deficit-PIL sotto al 60%, c'è una situazione di emergenza, ma si può Spinge. organizzare, cioè mettere in moto una macchina da 100 miliardi, quando tu sei in una condizione di questo tipo è facilissimo. Tra l'altro, avendo un sistema di welfare tale da far sì che poi i soldi arrivano effettivamente a chi c'ha Certo, bisogno, cosa che in America non è andata proprio così, perché il rapporto tra le nazioni e gli imperi è anche questo, cioè il dollaro è una moneta imperiale, è la valuta di riferimento, per cui proprio perché l'America per oggi ha anche il potere militare imperiale, che cosa succede? Che altri pezzi del mondo sono costretti a barattare oro e petrolio per un pezzo di carta, il certo. cui unico valore è dato dal fatto che Washington è non solo Washington e New York, perché poi diciamo Washington è la capitale degli Stati Uniti, ma New York è la capitale del mondo, sono in grado di applicare una moral suasion. Per cui, come nell'epoca delle cannoniere, se tu non accetti il pagamento in dollari, arriva la flotta americana, ti bombarda e poi, diciamo, Poi devi tornare in riga. Diverso per gli stati nazionali, diciamo, dove il valore della moneta è data dagli asset strategici che questo paese detiene e dalla propria credibilità internazionale. esatto. Ok, quindi l'Italia ha un problema, perché noi siamo molto indebitati da un punto di vista pubblico, ma siamo tra i paesi con il più alto risparmio privato, e in più la maggior parte degli italiani, Già una mi casa. sembra circa l'85% degli italiani, dei nuclei familiari italiani, ha una casa di proprietà, e più del 50% c'è anche un secondo immobile, Già. cosa che ad esempio, a parte per una visione culturale, i tedeschi non hanno. I tedeschi non si comprano le case, vanno in affitto. Quindi quando cioè c'è una forma di bias cognitiva, Sì. cioè loro guardano a noi e giustamente dicono: ma questi stanno carichi perché i conti correnti sono pieni, hanno le case, hanno le case per le vacanze. E beh, è una situazione di E ecco, benessere del popolo, in teoria, guardando una situazione è così. quella che Ricolfi chiama la società signorile di massa, cioè grazie ai soldi accumulati dai nonni e dai genitori e dalle pensioni, poi adesso c'è il problema del Covid, ci avrà anche questo impatto, perché Certo. avendo fatto fuori tanti nonni, non Purtroppo. arriveranno le pensioni. Scusatemi, spero di non sembrare cinico, però poi bisogna ragionare anche No, su questo, perché oltre agli certo. affetti poi c'è anche il fatto che tanti nuclei familiari arrotondano o con gli affitti nelle città Il universitarie, welfare italiano è e il fatto delle welfare italiano. Quindi famiglie. Ricolfi ha spiegato perfettamente come un sistema di questo tipo abbia una fragilità, perché la maggior parte delle persone, non solo i ragazzi, ma anche i quarantenni, non sono mentalmente attrezzati a fare gli stessi sacrifici delle Già. generazioni precedenti. Quindi vi sembra normale comprarsi un telefonino da 1.000 euro e non investire in Informazione. formazioni, corsi, la lingua? Tant'è che il 50% degli italiani, secondo l'ultimo risultato, ha la licenza media. Certo. Come si possa pensare di affrontare il mondo del lavoro, anche i lavori manuali, c'è cioè anche il fatto che tu Già. fai il falegname, l'idraulico. Oggi, cioè, tu fai l'idraulico, come fai a non saper gestire un'app Una che usa domotica, una no? domotica, una cosa di questo tipo, no? Un ordine, mandare una mail, Certo. eccetera. Cioè, quindi veramente il paese sta in una situazione, ma non a Da caso, medioevo. poi politicamente esprime anche le maggioranze che esprime. Certo. Quindi oggi, e in più c'è un altro fatto, che
Se noi andiamo a guardare il modo con cui gli italiani partecipano alla spesa pubblica, cioè le tasse che pagano, le persone che pagano le tasse sono veramente poche. Cioè già sono E pochi, sono cioè vessati. abbiamo superato la soglia del fatto che i lavoratori sono meno dei pensionati. E questa è già la prima cosa. Tra quelli che lavorano, cioè coloro che dichiarano una cifra tale da renderli capienti per una tassazione, sono ancora una minoranza. Perché sappiamo che in Italia se tu Certo, dichiari fino a 8.000 euro non sei incapiente e devi fare quando la compari dichiarazione reddito, certo. non fai la dichiarazione redditi. Cioè, quindi coloro che dichiarano una cifra superiore Gli ai... 8.000-7.000. No, ma facciamo una cifra mediana dei 30. 18.000 euro che canonici, sono una minoranza. Ma è chiaro che questa è la fotografia del fatto che ci sono intere regioni dove la fa da padrone, cioè l'economia sommersa. La Certo. stiamo prendendo lontana, ma se noi queste No, no, cose non chiaro, le no, no, spieghiamo, certo. cioè un mio amico che ha fatto una produzione cinematografica importante e hanno dovuto girare le scene, non si offendano gli amici calabresi. Quello, come tutti coloro che lavorano nel campo della cinematografia, lavorano, diciamo, la parte organizzativa del rimborso, cioè tu hai una carta della produzione, ti fanno una fattura, uno scontrino che abbini alla Certo. strisciata della carta e poi si fa il rendiconto. Certo. Cioè, allora, a parte che non esistono i POS, nessuno vendeva i Già. POS e Che oggi non è le registrazioni. neanche più necessario tanto il posto, ci sono tanti Vabbè, ma sistemi che certo, permettono. poi non, Abitiamo no. anche qui in provincia, non è che bisogna andare lontanissimo, Ma ci sono zone del paese che sono ancora così, meglio, cioè certo. Campania, Calabria, pezzi della Puglia, tutta la Sicilia, la Sardegna, è così. E quindi alla fine distributore di benzina, lo scontrino non lo rilasciava, ha preso il quaderno a quadretti dove ha scritto si Vero, riceve timbro, cioè una cosa vero. che diciamo può avere qualche valore per la produzione, ma diciamo da un punto di vista fiscale. Quindi oggi che cosa sta accadendo? Col fatto, io penso di essere abituato a parlare perché come te io sono una partita IVA dal 2003, quindi sono esattamente 17 anni, sta per cominciare il 18° anno in cui, cioè, lotto No, col pugnale tra i denti, no? certo. Perché io quando faccio i corsi sulle start-up gli dico sempre, amici belli che volete fare le start-up, è il lavoro più bello del mondo perché uno è libero. Ma voi state in Italia, quindi dovete entrare in questa logica. Vuoi fare la startup? Poi È un'impresa, in ogni senso. ogni lavoratore a partita IVA fondamentalmente è una startup, no? Di se Certo, stesso, certo, perché certo. tu ti reinventi, io mi reinvento e la cosa funziona così, cioè il nostro ciclo di vita funziona in questo modo, cioè ci dobbiamo trovare dei clienti, prima Già. cosa, quindi l'attitudine alla vendita. Soddisfarli, farli pagare. Aspetta, aspetta. Poi fare un lavoro a regola d'arte, che non presenti nessuna forma di contestazione, pagare le tasse, ancora prima di incassarlo, Certo. fatturare e fatti pagare. Cioè, questo è il ciclo di Ok. vita della partita IVA. Cioè, quindi, se tu non sei dotato di quella che i napoletani chiamano la gazzimma, la Certo. tenacia, e non c'hai, diciamo, un minimo di infrastrutturazione per fare un anticipo fattura, è veramente complicato un Già. discorso di questo tipo, no? Quindi, diciamo, avendo alle spalle 17 anni di queste esperienze, ho tre società, qualcosa da posso dire. Allora, lo Lo puoi dire. capisco, diciamo, sono col cuore vicino a tutti coloro che stanno soffrendo con il Certo. Covid, soprattutto le attività materiali. Eh già. C'ho anche un negozio, a un certo punto, devo dire che solo per la tenacia del mio socio, abbiamo resistito, perché io, diciamo, facendo un ragionamento anche sulle energie Ah, emotive, certo. In puoi anche teoria. chiudere, no? Cioè, Certo. saldi e bene, diciamo, perché un'attività imprenditoriale poi funziona così, no? Quella funziona, quell'altra non funziona, poi arriva una cosa come questa. Già. Però Vabbè, chi se l'aspettava? il problema è che i ristori saranno parametrati su dei dati oggettivi, che sono i fatturati e i costi. Però. Cioè, ma quando io vedo gli amici di Venezia, è vero che fare attività a Venezia è complicata, per cui poi ti arriva l'acqua alta, ti distrugge, però ci sono le assicurazioni, tante cose, ma io mi siedo al tavolino e due caffè e un'acqua minerale costano 36 euro, ma li hanno ammucchiati o non li hanno ammucchiati? Un po' di soldini da parte. Quindi diciamo, il problema è che oggi molti si troveranno spiazzati perché tutta questa economia nera o grigia
avrà difficoltà ad essere ristorata Perché non perché non posso ci sono i giustificare, parametri. certo. Quindi è chiaro che se io ho un ristorante che mi muoveva un medio ristorante di provincia, quindi parliamo di 300 giorni di apertura, su un giorno di apertura il ristorante li fa a 1.000 euro. Beh, sì, dai, dipende. Se non fai 1.000 euro al giorno, diciamo che pure non Sì, lavorare, dipende cioè. dalla, certo, dipende da tante cose, se Eh dipende sì, da capito, numero, ma certo, di base funziona no, per no, non il stiamo parlando se il guadagno, stiamo dicendo che le persone fatturato. che entrano, tu fai 1.000 euro su 300 giorni lavorativi, sono 300.000 euro. Chiaro che qui vai a togliere il costo del personale, la materia prima, Gas, bolletta, gas, luce, bolletta, ma luce, certo. affitto, eccetera, eccetera. Però cioè, Ah, è una certo. cifra, Sì, no? Cioè, quello. rispetto a questo, perché altrimenti non lo fai sto Non, lavoro, certo, no? non ti Cioè, conviene, è una vita di sacrifici, non conviene farlo assolutamente. non lo fai. Bene, però il problema è che gli studi di settore no, non sono congrui rispetto a questa cosa, la Certo, massa, certo. quindi Quindi il dove ristoro è sarà? sempre finto. No, il ristoro è vero Sì, però su sui una cosa del... parametri, capito. capito? Ma cioè, quindi giustamente gli amici si trovano spiazzati perché oggi, diciamo, chi non ha una gestione totalmente trasparente che dichiara tutto, tutto in ordine, le cose, cioè, Perciò si scende in perché. strada poi con Ma poi molti si smascherano pure da soli perché quando senti ragazzi a Napoli dicono: ah, ma hanno licenziato, ma a parte che non ti possono licenziare col Covid, significa che tu il contratto non ce non ce l'avevi e andavi a l'avevo. lavorare a nero, e a lavorare a nero era contento il proprietario che non ti pagava i contributi e tu forse non eri tanto contento, ma può essere che ti prendevi pure il reddito di cittadinanza. Ah, già, di Quindi strafora, sì. cioè, il tema vero è che questa situazione del Covid sta mettendo in luce tutti i problemi strutturali Debolezze. e quindi è chiaro che esistono tante differenze e mettono sotto pressione, diciamo, l'intero sistema paese. Spero di essere smentito, spero, diciamo, che quello che dico è solo una lettura falsata e che alla fine le cose andranno per il meglio per tutti, ma diciamo la vedo molto complicata. Quindi i tedeschi chiaramente fanno il lockdown, che anche qua, diciamo, una certa informazione che sembra tifare per il lockdown. Sì. Anche io, diciamo, sono per il lockdown, Certo, però una con cosa è che chiusura. con misura, quindi il lockdown tedesco di oggi è una zona arancione, Già cioè era quasi. quella Ci sì, si può spostare in tutta anche perché la loro tra l'altro Germania. non hanno neanche l'obbligo della mascherina. Quindi è molto complicata questa cosa. Quindi perché abbia fatto tutto Aggiungo, questo scusa, ti discorso? aggiungo un Sì. secondo una cosa su questo punto qui, come un altro problema secondo me che noi abbiamo avuto in Italia è che ci sono state informazioni contraddittorie, decreti sopra decreti che la gente non ha capito e quindi questo ha creato un clima di sfiducia nei confronti delle Sì, istituzioni. ma stiamo arrivando al punto di Ok. caduta, quindi diciamo Conte e Roccobello sono pronti ad essere sacrificati perché no, non ce la fanno a reggere questa cosa, cioè oggi Renzi è partito all'attacco perché sa perfettamente che le minacce di voto anticipato da parte di Conte e di Franceschini, che è un altro che verrà immolato alla causa, Sono sono finte perché questo Parlamento rimarrà blindato, solo che va spostato secondo un nuovo asse geopolitico. Questo asse geopolitico è deciso a Berlino e vedrà un nuovo protagonismo di uno dei soggetti che tu hai evocato, in particolare Silvio Berlusconi. Quindi, perché Silvio Berlusconi è finti. l'under, cioè fino a quando, diciamo, ancora per adesso neanche il Covid è Certo. No, riuscito, no, che lui ha incredibile. questo suo obiettivo di arrivare a vivere, come gli avevano detto, 130 anni, quindi farà di tutto Per per arrivarci. arrivare. Allora, quindi leggiamo quello che sta succedendo, lo leggiamo con l'attualità e anche con qualche riferimento storico. Allora, quello che sta accadendo è che l'Italia è un campo di battaglia di due livelli. Amici, ascoltate, cerchiamo un attimo di capire insieme. Io poi tra l'altro sto raffinando questo ragionamento con voi perché ancora non l'ho scritto, quindi io quando le cose non le scrivo prima è perché sto facendo un tentativo di esegesi, quando le scrivo è perché le ho Ciao. sistematizzate e le sottopongo a una critica. Quindi c'è un primo campo di battaglia tra due poli, i tedeschi e i francesi, perché è vero che i tedeschi e i francesi sono alleati in Europa, esiste anche un super accordo che si chiama Accordo di Aquisgrana, il cui fine ultimo è far sì che la Germania, che perché sconfitta in due guerre mondiali non può avere l'arma nucleare e non può avere un riconoscimento internazionale tramite l'ONU, dove il massimo livello è il posto delle reti imperiali del Consiglio di sicurezza, deve
dove i paesi che hanno un seggio fisso e quelli a rotazione esercitano, diciamo, il potere, ma quelli fissi hanno il potere imperiale per eccellenza, che è il potere di veto. Certo, Ok? basta uno Quindi, affinché non si esatto, faccia. non vada in porto con la risoluzione. Quindi la fotografia fondamentalmente di questo Consiglio di sicurezza sono i paesi che hanno vinto la seconda guerra mondiale, cioè quindi il seggio permanente ce l'hanno Washington, Mosca, Pechino, Parigi e Londra. Cioè questi sono i cinque paesi del Consiglio di Che sicurezza dettano. che se succede qualcosa hanno questo potere imperiale. E poi ci sono i seggi a rotazione secondo un meccanismo di vita dell'ONU. Quindi l'accordo finale di Aquisgrana è trasformare il seggio francese in un seggio, tra virgolette, europeo, ma un seggio europeo significa un seggio franco-tedesco. E in più, queste potenze, questi cinque paesi, sono le cinque potenze nucleari del mondo, a cui chiaramente vanno aggiunti due paesi come l'India e il Pakistan, e il paese che tutti sanno essere dotato di potenza nucleare, ma nessuno lo dice, che è Israele. Ok? Quindi oggi i Ah, paesi pensavo che che fosse Corea del Nord. hanno la Corea del Nord, diciamo, lo sappiamo che c'ha la bomba atomica, quindi i paesi con il nucleare sono quelli che siedono al Consiglio di sicurezza, la Corea, il Giappone c'ha il nucleare civile ma non c'ha ancora quello militare come l'Iran e tantissimi altri, perché poi non è automatico passare dal civile al militare. Poi ci sono l'India, il Pakistan e Israele. Questi sono i paesi che hanno la nucleare. Quindi, l'obiettivo di questo accordo di Aquisgrana è trasformare il seggio in un seggio dove si siedono due sedili, e la cosiddetta force de frappe, che si chiama così l'arma nucleare francese, che ha una capacità di deterrenza tous azimuth, cioè la possibilità di colpire a 360 gradi, perché non soltanto è sui vettori, sugli aerei, ma anche sui sommergibili nucleari, viene messa insieme ai tedeschi. Qui non la darebbero mai il nucleare, no? Perché quelli la seconda guerra mondiale l'hanno persa. Okay? Quindi, se Franco e tedeschi sono uniti in questo disegno europeo, i rapporti di forza tra i due come vengono determinati? Dalla capacità di applicare o meno una maggiore o minore influenza su tutti gli altri paesi europei. Quali sono i paesi, come sono schierati? La Spagna è con la Germania. Per capire come si muove la Germania dobbiamo guardare l'industria automobilistica tedesca. Quindi la SEAT a chi appartiene? Alla Volkswagen. E quindi praticamente, tra l'altro, c'è stato un top manager italiano che ha giocato un ruolo in questo, Luca De Meo, quello che ha fatto la 500, che ha scritto un famoso libro da 0 a 500, che era il più stretto collaboratore di Marchionne, che si sentì tradito da questa cosa. Poi è andato a fare il capo del marketing di Volkswagen e poi è andato a fare amministratore delegato di Seat. Adesso è un importante gruppo francese, perché stiamo tornando all'epoca del Rinascimento o del Seicento, dove gli italiani, non potendo esprimere il massimo del proprio talento Del proprio all'interno del proprio paese paese, facevano i capitani di ventura in giro d'altro dell'Europa. E poi arriviamo a questo. Quindi Francia e Germania, un tempo si sarebbe detto Francia e Spagna, ma in realtà è la stessa cosa, perché la Spagna all'epoca era guidata da una monarchia asburgica, cioè l'impero, ai tempi quali? parliamo di Carlo V, parliamo quindi del 1600, dalla fine del 1500 alla guerra dei 30 anni, e quindi era un solo impero, era talmente grande che si chiamava l'impero su cui non tramontava mai il sole, ok? E c'è un libro molto attuale di un economista che si chiama Giulio Savelli, eurocritico, laterale sovranisti, il cui titolo è Se la Merkel è Carlo V. Bello. Ok? Perché appunto l'epoca di Carlo V è stata un'epoca di declino per l'Italia come sistema paese, ma di massima gloria per i capitani di ventura e per gli italiani che avevano qualcosa da dire, ma questo non soltanto diciamo nell'impero. Ma Caterina de' Medici diventa la regina di Francia e Mazzarino, nato a Pescina, diventa il primo ministro di Francia. Cioè, quindi gli italiani che valgono hanno capacità di farsi valere, ma non Senza avevamo una patria. Quindi la Spagna è essenzialmente con i tedeschi. Ci sono alcune cose da capire, cioè tra la Spagna, la Catalogna, eccetera, ma fondamentalmente la Spagna è in Europa uno degli alleati più saldi della Germania, sia perché il Partito Popolare Spagnolo è il fratello gemello del Partito Popolare Tedesco,
ma anche perché i socialdemocratici di Sanchez sentono molto di più i socialdemocratici tedeschi che non altri in giro per l'Europa. L'Italia è proprio il campo di battaglia, cioè il luogo dove le tensioni tra la Francia e la Germania si acuiscono al massimo. E questo è anche un motivo, diciamo, c'è un problema Già, storico, una perché? radice storica, perché l'Italia diventa, diciamo, compiutamente Stato nel Risorgimento, quindi siamo nel 1861, quando viene proclamato il Re d'Italia, con il primo re Vittorio Emanuele II. Ma questo era un percorso che era cominciato, diciamo, già da tempo, anche se molto in ritardo rispetto ad altri stati nazionali. Diciamo che, ad esempio, lo stato nazionale inglese già intorno all'anno 1000 aveva una sua conformazione. La Francia, dopo la guerra dei cent'anni tra la Francia e l'Inghilterra, la famosa storia della Principessa d'Orléans, il nocciolo duro della Francia esiste come stato nazionale intorno al 1200. Quindi l'Italia arriva in ritardo di circa o 8 secoli o 6 secoli rispetto alla timeline del Ok, resto certo, dell'Europa, della ok? formazione degli Degli stati. stati nazionali. Ci si interroga del perché, ad esempio, c'è uno storico molto importante che oggi è sconosciuto e più perché c'è una maledizione ideologica, perché è stato uno storico che ha avuto il massimo successo durante il fascismo, abruzzese, aquilano, Gioacchino Volpe. Cioè, parliamo di uno storico ai massimi livelli, cioè proprio che nelle università americane lo studiano tutti, in Italia non si può studiare ancora perché c'è questo problema Una ideologico. dannazione Lui muore. scrive il suo libro più importante che si chiama L'Italia in cammino, ok? Perché che cosa dice lui? Cioè, esiste una nazione italiana magmatica, ma riesce a farsi molto tardi Stato fondamentalmente perché questo processo che lui fa cominciare in realtà molto, molto presto, ancora prima della Francia, lui dice, cioè noi l'embrione di Stato nazionale C'era ancora italiano prima. ce l'abbiamo con la fine dell'Impero Romano. Cioè quando finisce l'Impero Romano, nascono i cosiddetti regni romano-barbarici, i Longobardi, eccetera, eccetera, c'è un embrione per cui su un territorio che noi possiamo più o meno considerare come la penisola italiana, si costituisce una organizza un embrione culturale e politico di questo tipo, ma avrà il suo culmine intorno all'anno 1000, grazie alla codificazione della lingua italiana con Dante, di cui c'è l'anniversario, diciamo, proprio in questo funesto 2020, ma manca la forza politica, quello su cui rifletterà poi Machiavelli, eccetera. Quindi giustamente Gioacchino Volpe lo chiama l'Italia in cammino perché questa Italia ha dovuto combattere contro i sogni universalisti, le organizzazioni imperiali, prima l'Impero Romano, poi il Sacro Romano Impero, E tutta la trafila. eccetera, eccetera, e contro la Chiesa Ah già, Cattolica, certo. che era un altro potere universalistico, perché cattolico di per sé significa universale. Certo. Allora, l'idea di nazione quando è che diventa predominante nella storia europea? Perché in realtà la nazione è un concetto molto giovane, non è un concetto antico. Okay. Le forme di appartenenza degli esseri umani prima Ad un dell'avvento della luogo. nazione erano diverse, cioè o appartenevi al tuo clan familiare, cioè uno scozzese, non è che si sentiva scozzese Si prima della sentiva nascita del della nazione, clan. si sentiva MacGregor, quello era importante, oppure appartenevi ad una grande organizzazione che era l'impero, la chiesa, la banca, cioè quello che tu facevi ti caratterizzava. L'idea di nazione irrompe nella storia fondamentalmente con la rivoluzione francese. Cioè, quel fenomeno politico che mette al centro della riflessione è la Rivoluzione francese, perché la Rivoluzione francese mette al centro la cittadinanza e soprattutto un dovere fondamentale dei cittadini. Qual è questo dovere Quella di rispettare le fondamentale? No, il fatto di dover servire sotto le armi e le bandiere nazionali per difendere la propria istituzione. Tant'è che quando scoppia questa Rivoluzione francese, e i ceti produttivi si stancano di dover foraggiare le feste a Versailles e tutte queste storie, e decapitano il re e la regina e anche un sacco di nobili, nobili che si sentivano prima appartenenti all'aristocrazia che di condividere uno stesso sentimento nazionale con altra gente che parlava francese ma che loro disprezzavano per motivi di casta, tutti i restanti stati dell'Europa sotterrorizzati, cioè immagina che i re erano già decapitati, perché Chi toccava dopo? nella rivoluzione inglese
i re vengono decapitati. Non so se stiamo andando No, fuori no, che mi arrivano i tema. Se tu messaggeri. mi volevi parlare di Conte, ma se non Sì. spieghiamo queste No, cose, no, io sono Conte favorevolissimo. non lo capiamo quello che succede. Quindi è vero che, che gli inglesi decapitano il loro re, però non gli era mai venuto in mente, se non per un breve momento, di cambiare totalmente l'ordine delle cose. Tant'è che poi se lo chiamano un altro re, Orange, lo fanno venire dall'Olanda e dice: vabbè, non si può stare senza re. Quindi qualcuno. Ok? Quindi devono fare il re. E Ma quindi. quando i francesi tagliano sta testa, quelli gli dicono: no, guardate qua, non è che tagliamo solo la testa, ma proclamiamo anche l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, Legge. l'uguaglianza di tutti gli esseri umani in base al principio di fraternità. Tutti si spaventano, si Oh, fanno le vero. coalizioni e cercano di fare una guerra per mettere al posto di questi matti scriteriati giacobini di nuovo di restaurare il famoso di restaurazione. Arrivano, cioè, gli eserciti coalizzati di tutto il mondo. Questi sanculotti francesi, tutti mezzi sozzi, con i pantaloni e dietro uno straccio tricolore, cantando la Marsigliese, a Valmy, alla fine del Settecento, li fanno a pezzi. Perché gli eserciti dei re erano eserciti dinastici, quindi quelli Certo. arruolavano un po' di mercenari, cioè avevano un po' di gente che era disperata di servire in C'erano le armi, cose, e di fronte invece si trovano un esercito animato da certo. Dai un'idea, valori. dei valori nazionali, e li fanno a pezzi. E questo sarà il motivo per cui poi gli eserciti napoleonici riusciranno, non solo grazie al genio di Napoleone, ma grazie a questo spirito che vanno esportando questa rivoluzione in tutto il In mondo, modo in organizzato. modo più o meno organizzato. Che cosa succede? Che questa idea, abbiamo detto che nasce in Francia, poi viene esportata in Italia. Noi che bandiera abbiamo in Italia? E Tricolore perché abbiamo il tricolore? per imitare Per la imitare Francia. la bandiera francese, perché quando nasce l'embrione di Stato italiano e nasce con l'arrivo di Napoleone, lui crea delle repubbliche, si chiamano Cisalpine e Cispadane, ok? Che poi diventeranno un embrione di Regno d'Italia, di cui lui era viceré e poi un suo figlio diventa viceré. E questi, diciamo, che fanno tutta questa roba, scelgono come bandiera il tricolore francese e Ok, cambiano solo un colore, il blu col verde. Allora, quindi siamo alla fine del periodo dell'Illuminismo. Quindi l'idea di nazione francese nasce con l'Illuminismo e contagia l'Italia e altri stati, in particolare l'Italia, con questa idea illuminista. Ok. Questa idea di nazione è un'idea molto razionale. È vero che qui ci sta quell'impeto, la passione, eccetera, però la Serve una concettualizzazione, forma. la forma di questa nazione è data dalla Costituzione, la Certo. realtà costituzionale, e dal vincolo di cittadinanza, che è un vincolo giuridico. La cittadinanza è un vincolo Sì. giuridico di un individuo con un territorio, un'organizzazione statuale, eccetera, eccetera. Questa stessa idea di nazione, come contamina l'Italia, in realtà in Germania fa un effetto opposto. La Germania di quegli anni è divisa in tantissimi staterelli, perché la Germania usciva da una guerra terrificante del 1600, che si chiama la guerra dei 30 anni, cominciata nel 1618 e fine nel 1648, che aveva debellato il centro della Germania. Cioè, la Germania aveva perso in 30 anni un terzo della sua popolazione ed era divisa su linee religiose, il nord protestante e il sud cattolico, e tantissimi stati. Ogni staterello aveva C'aveva una la sua sua. moneta, aveva un'unità di misura. Se tu volevi andare da Bonn, che era un centro famoso perché ci viveva Goethe, a Ok. Berlino, dovevi attraversare cinque frontiere apposite, ok? Quindi era tutto Tutto frammentato per. frammentato. Allora, Napoleone arriva e nel 1806 sconfigge la nazione più forte che c'era in Germania, che era la Prussia. La Prussia, che era emersa come stato Cioè, egemone, per quando in destinazione uno di questi uno di questi territori. staterelli, sì, diciamo, la Prussia in realtà occupa una parte di stato che oggi Una è porzione tra la importante. Polonia, le Repubbliche Baltiche e la Russia, cioè Königsberg, che è la città che ha dato i natali a uno dei grandi filosofi europei, Kant, oggi si chiama Kaliningrad ed è un pezzo di Russia, anche se non è confinante, perché i russi se la tengono come base dopo la seconda guerra mondiale. Quindi la Prussia, che era, diciamo, emersa come stato nazionale, prima perché i suoi regnanti, che erano i cavalieri teutonici, accettano l'eresia luterana, quindi tradiscono il Papa,
e trasformano il fatto che loro governavano un ordine monastico combattente come i templari in una dinastia Religiosa. reale, Ah, reale, ok. da cui si chiamano gli Hohenzollern, Come questi avete detto? Oenzo. Hohenzollern. Quindi grandi maestri che non si potevano sposare, non potevano fare figli e dovevano il voto alla Chiesa, decidono che loro il loro potere lo vogliono trasformare da spirituale in materiale e quindi si Ok. trasformano da ordine monastico Esercito. combattente in una dinastia. In una dinastia. Una dinastia militare. La Prussia è la caserma d'Europa, quindi diciamo la loro Ok. forza è data da lì. Tutto questo. La Prussia diventa un embrione anche di potenza europea e mondiale perché il cosiddetto Federico il Grande, nella guerra dei 7 anni, lui e gli inglesi riescono a combattere contro una coalizione di stati 10 volte più grande: Ok. la Russia, l'impero austriaco, la Francia, ed è la cosiddetta è la guerra che vede, ad esempio, il film L'ultimo dei Moicani, Ah, ambientato in fantastico. Canada. No? Ok. Francesi e inglesi che si combattono nella zona dei Grandi Ok. Laghi, quindi è una guerra che si combatte nel centro dell'Europa e nonostante, diciamo, è una guerra strana perché comincia con grandi successi prussiani, poi per 6 anni prende un sacco di mazzate e lui infatti a un certo punto pensa anche di suicidarsi e cambia perché muore la zarina che odiava Federico, lo odiava con tutto se stesso e pensava che fosse diciamo il grumo di tutte le qualità che si possono odiare di un essere umano. Lei muore e va sul trono suo figlio che invece lo adorava. Quindi questa cosa cristallizza la fine della guerra e Federico riesce a prendere tutti i suoi obiettivi di vita. Ma Napoleone nel 1806, quindi meno di un secolo dopo la guerra dei 7 anni, dà una sonora mazzata ai prussiani a Jena-Auerstadt, che è una battaglia doppia. Quindi nel 1805 aveva sconfitto la coalizione austriaca e russa, prima a Ulm e poi ad Austerlitz, okay? I prussiani erano neutrali, anzi guardavano Faccio anche grande difficoltà a seguire tutti i nomi, le cose, ci devi bene. segnalare un libro dove possiamo Lo so, rivederci. c'è un libro qua, Lo bisogna so, ho studiare e più, basta. ma E questo è to cioè quindi all'impronta è molto difficile no, ricordarsi vabbè, tutte ma le i passaggi eccezioni. sono chiari. Quindi Napoleone nel 1805 vince ad Austerlitz, la battaglia quella che tutti hanno visto immortalata nei libri di Tolstoi all'inizio, no? C'è quella famosa frase alla fine della battaglia quando Napoleone dice: questa sera tante dame dell'alta nobiltà russa piangeranno i propri uomini periti Oh, bello. sul campo di battaglia di Austerlitz. L'anno dopo i prussiani, ritenendo diciamo di essere quelli che potevano rimettere in riga Napoleone, gli dichiarano guerra, ok? Napoleone arriva a marce forzate e in questa località che si chiama Jena, studiato nei libri di scuola, no? Le grandi battaglie di Napoleone, a Jena, in realtà è una battaglia doppia, perché, vabbè, lo so che divaghiamo, ma intanto ci raccontiamo delle cose. Napoleone aveva una strategia che si chiama battaglion carré, cioè il proprio esercito era organizzato in modo diverso da tutti gli altri, su corpi d'armata, quindi ogni maresciallo comandava un corpo d'armata con dentro aliquote di fanteria, artiglieria e cavalleria, mentre gli altri avevano la L'artiglieria, la fanteria, la cavalleria, cavalleria, ognuno l'artiglieria, c'aveva il lui suo. aveva dei corpi d'armata e Come si chiamava la tattica? battaglion carré, per cui tutti questi corpi d'armata marciavano massimo a distanza di un giorno l'uno dall'altro. Quindi se uno incontrava il nemico lo doveva bloccare in modo tale che poi il grosso dell'esercito gli arrivava o di fianco o di spalle, dernier come dicono i Contro francesi, tutto. e lo distruggeva. E che cosa succede? Che in realtà Napoleone incontra gli austriaci a Jena, pensa che lui sta sbaragliando il grosso dell'esercito prussiano, invece il grosso dell'esercito prussiano era impegnato con il corpo. Il terzo corpo d'armata dell'esercito francese guidato dal migliore dei marescialli di Napoleone che si chiama Davout, che con un solo corpo d'armata riesce ad Auerstadt a sconfiggere il grosso dell'esercito prussiano. Perciò si parla di una battaglia doppia, una Nel senso che battaglia, c'erano due fronti sì, praticamente. Jena-Auerstadt, e i prussiani vengono suonati. Questa cosa crea un grave problema perché ci si rende conto che in realtà appunto questa forza non solo del genio tattico ma anche la spinta rivoluzionaria di Napoleone. Quindi, se in Italia il nazionalismo all'inizio nasce sotto l'influenza illuminista,
in Germania nasce con una reazione, un odio antifrancese e Ok. nasce sotto il segno del romanticismo. Quindi, se in Francia la nazione è un atto volontaristico, tant'è che si dice, in base a un famoso sociologo francese, Renan, che ogni giorno si può scegliere se appartenere o non appartenere a una nazione. Senti Ah, quanto è strana questa cosa, certo, no? sì. Lui dice, la nazione è un referendum quotidiano, io ogni giorno scelgo se appartenere o no a Ah. quella nazione. Se tu dici una cosa del genere ai tedeschi, tu gli dici, ma tu sei pazzo. La nazione è un impasto, mi vengono i brividi solo a dirlo, di sangue e suolo. Sangue e suolo. E sappiamo quante poi queste parole d'ordine sono state drammatiche nel secondo Reich, nel terzo Reich, perché se il sangue, quindi c'è la linea di La discendenza storia. e la terra dove tu sei abbarbicato, è un nazionalismo che tende ad escludere gli altri e Certo. li esclude a tal punto che alcuni proprio li distrugge. Questa è la matrice ideologica del genocidio. Porca miseria. Che tu sei sradicato perché nella visione nazionalista tedesca l'ebreo è sradicato, l'ebreo errante Certo. e non appartiene a quel sangue. Quindi io proprio ti strappo dal corpo della nazione, cioè noi dobbiamo capire la storia per capire da Debellare. dove arrivano gli abomini, i motivi. Quindi, cioè, non è una vicenda che si può chiudere con un arco temporale che va dal 1933, 30 gennaio, quando Adolf Hitler diventa cancelliere e finisce Quando lui cade. muore quando l'8 maggio del 45 la bandiera rossa viene alzata su Reichstag. Queste sono storie che arrivano da lontano. Certo. Ok. Quindi il nazionalismo francese è un nazionalismo volontaristico, il nazionalismo tedesco è un nazionalismo Di sangue e terra. sangue e terra. Tant'è che loro per chiamare la patria, no? Mentre per i francesi, no? La patria c'è chiamato, c'è un senso di loro usano due parole. Una parola è Heimat, che significa focolare, che è una parola resa famosa dalla Porsche, che ha fatto una campagna dove ha detto i nostri concessionari sono la tua Heimat, il posto dove ti senti a casa. Capite come lavorano poi questi creativi che impastano con sta roba, no? Certo. Andate a vedere la campagna della Porsche su Heimat. Ok. E l'altra si chiama Vaterland, che è Terra anche la terra dei padri. padre. C'è Chiaro. anche un famoso romanzo di Robert Harris, che in realtà è un romanzo cronico, dove i tedeschi hanno vinto la seconda guerra mondiale. Ah, Harris guarda. è famoso, è quello che ha fatto la Sì, trilogia Moro, io sono Imperium. affascinato dal tuo racconto Sì. perché mi chiedo quanto tu abbia dovuto studiare per mettere in fila con Sì. questa organicità tutto Beh, ma quanto. uno se è secchione deve essere No, no, secchione. ma io sono, mentre io sono molto più interessato alla Sì, ma mo ci contemporaneità. arriviamo alla No, no, contemporaneità. Adesso aspetta, 10 no, minuti no, arriviamo al tuo voglio dire un'altra cosa. racconto. Io cerco sempre di fare queste chiacchierate con te proprio perché, siccome a me sfugge, se non per grandi linee di vecchi libri dei superiori, il percorso di geografia qua lo trovo super interessante. Solo che vorrei dare ai nostri ascoltatori anche un piccolo suggerimento di uno studioso come te di come riuscire a Vabbè, ma recuperare. leggete i miei libri e queste cose sono Facile. sistematizzate. No, c'è un articolo dove spiego queste cose, queste le spiego, è un articolo che trovate su StartMag che si chiama L'interesse nazionale italiano nel contesto Bello, post-sovranista. ok, lo Quindi metterò in copiate, mettete nella descrizione. cosa. Allora, quindi che succede? Che invece lo spirito nazionale italiano è oscillante perché nasce sotto il tricolore francese, ma il compimento dell'unità d'Italia si fa insieme alla Germania. E anche grazie alla Germania, però questo discorso ci porterebbe molto lontano. Quindi la politica estera italiana è una politica che oscilla tra posizioni filofrancesi e posizioni filotedesche, continuamente. E anche Anche altre da aggiungerei, no? queste sono le due posizioni Principali. principali. Sì, poi c'è un vincolo esterno che Esatto. andiamo a vedere dopo. Però anche la storia del fascismo, il fascismo è fino al 1935 filofrancese, fino agli accordi di Stresa. Dopo la guerra d'Etiopia, quando Mussolini si sente tradito nelle sue ambizioni, perché lui dice: scusa, i francesi hanno l'impero coloniale, i belgi hanno l'impero coloniale, gli Inglesi. inglesi hanno l'impero coloniale, e a me mi trattano come lo scolaretto perché mi sto andando a prendere una cosa che ritengo essere italiana, come l'Etiopia, dove in realtà Paese del gli sud. etiopi e i somali ci hanno dato delle mazzate terrificanti. Noi siamo tra le potenze coloniali che hanno avuto le peggiori disfatte in quegli altopiani del Corno d'Africa, non che anche altri ci siano stati, perché gli inglesi a Rocker Drift contro i Zulu ebbero una terrificante sconfitta,
ma l'anno dopo Ah, certo. hanno fatto il genocidio degli Zulu, cosa terrificante, ma non si capisce perché gli inglesi vengono trattati sempre con uno sguardo benevolo, Già, eppure sono, diciamo, perché tra i peggiori criminali affacciati sulla terra, hanno vinto. La ragione di bucanieri, chi? corsari che hanno estratto da ogni paese il sangue dei popoli, riducendoli in condizioni veramente terrificanti. Cioè hanno fatto la tratta degli schiavi fino a quando poi a un certo punto si sono resi conto che non gli era più È il conveniente, benessere quindi della storia che viene data ai vincitori, no? sì, però intanto le cose chiamiamole Ah, col loro scusa, nome, quindi sì. diciamo quelli corsari erano e hanno continuato a fare la guerra di Ok. corsa, quindi è così. Però Mussolini, che comunque diciamo non era molto lucido perché non capisce che il futuro della guerra sarebbe stato sul continente europeo, e tant'è che lui pagherà duramente il fatto di avere un impero coloniale. Perché a un certo punto noi, come ce la siamo conquistato l'Etiopia e la Somalia, la perdiamo subito all'inizio della guerra perché siamo accerchiati tra l'Egitto e il Sudan e un altro pezzo di Africa che controllavano loro, e quindi le nostre truppe migliori che stavano lì sono state Boom. sbaragliate. No, diciamo che Mussolini non ci capiva granché di strategia, aveva un certo intuito politico, un po' alla Di Maio, non si offenderà, non si No. No, chiama né Di Maio né Mussolini, però però ce l'ha Di Maio, come abbiamo sì, me detto certo, nella se tu mi hai detto scaletta. l'altra volta dai qualche Certo. consiglio a Di Maio, che consiglio devo dare? Io ho 44 anni e cerco di barcamenarmi, quello Quello sarte sa, ne parte, fa il ministro, ha cioè, già fatto 3 ministri e farà il io ho futuro ministro, due questo sì. lauree, mi sto prendendo la terza, un dottorato di ricerca, quello da bibitaro, parlo al vicepresidente della Camera e poi. Avrà un intuito, E qualche infatti è una capacità. molla, cioè lui sa leggere il Esatto. contesto e fa così, ma Mussolini era esattamente uguale, cioè Mussolini era un tattico, non aveva una visione strategica delle cose, tant'è che poi è finita Una come è battaglia finita. alla volta, diciamo. Magari una Un battaglia alla obiettivo volta, alla volta. invece lui a un certo punto è stato pure travolto tutte le cose, va bene, no, ma Vabbè. quindi Mussolini a un certo punto si sente tradito perché quelli gli fanno la lezione, gli dice no, ma dopo la prima guerra mondiale c'è la solidarietà delle nazioni. Non si può fare più il colonialismo. Quello gli dice: scusami, ma perché in India chi comanda? Comandano gli indiani? È E mi sembra che comanda, la no, regina. Sua Maestà la regina. E quindi lui fa questa cosa e rifinisce nell'orbita tedesca. Ma queste costanti dove le vediamo adesso? Così arriviamo e chiudiamo. Allora, i francesi detengono alcuni pezzi importantissimi dell'economia italiana. Prima erano più pervasivi, tipo Auchan, Carrefour, tutta la grande distribuzione. Ora Poi a un certo l'elettricità. punto si sono accorti che la grande distribuzione rischiava di andare in perdita perché hanno visto arrivare quel fenomeno che si chiama apocalypse retail, la distruzione dei centri commerciali. Certo. Quindi che hanno fatto? Hanno preso i loro centri commerciali, hanno venduto ai gruppi italiani, imponendogli tra l'altro anche il personale. Sarà una situazione abbastanza drammatica. Però tutta l'alta moda, tutti i grandi marchi della moda L'energia italiana pure, no? sono l'energia, perché poi noi siamo un paese che si è suscitato con il referendum contro il nucleare, eccetera, eccetera. La strategia, Ah, questo poi la è un altro discorso. strategia francese però è una strategia di questo tipo, cioè la Francia quando permette a Cavour di fare il Regno d'Italia, perché c'è il famoso incontro di Plombier dove decidono che i Certo, piemontesi si possono prendere un pezzo dell'Italia. Loro fondamentalmente guardano al Piemonte, un po' alla Lombardia, che è la gemma imperiale che loro vorrebbero prendere, eccetera, eccetera. Ma l'idea è che se un borghese italiano spende 1 euro, 50 centesimi lo fini a Parigi. E in questa logica c'è l'accordo di Luxottica, c'è l'accordo tra la Fiat e Peugeot, cioè prendere pezzi. Diciamo affinché il consumatore italiano spende e i soldi finiscono. Guardiamo del vecchio, non ci ragiona anche del Sì. vecchio, un Imprenditore grande cavaliere italiano, cioè un grande di Luxottica. imprenditore e tra l'altro poi vi racconto un episodio, ma tanto siamo arrivati, qui abbiamo fatto un'ora. Sì, I magari lo tedeschi divido. invece considerano l'Italia come una parte dell'Italia come se fosse ancora Germania, cioè il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Certo. Friuli, cioè loro annoverano questa parte dell'Italia nella cosiddetta Mitteleuropa. Quindi c'è qualcuno che a Berlino il Dice confine, tanto non considera il confine tra l'Austria e la Germania, però c'è un problema perché quel confine tra Austria e Germania in realtà non c'è stato quando un austriaco è diventato cancelliere tedesco e ha fatto una cosa che si chiama Anschluss.
cioè l'annessione dell'Austria, e Ah, questo cancelliere si chiamava Adolf Hitler. Quindi ok. la Germania e l'Austria sono diventate un grande Reich. E poi c'è stato un altro pezzo alla fine della seconda guerra mondiale. È vero che c'è una repubblica fantoccia che si chiama Repubblica Sociale, ma loro si erano presi tutto un pezzo della Carnia, il sud Tirolo. Quindi Cioè, praticamente il confine non è l'Italia, è un po' diramato no, all'interno. perché il Lombardo-Veneto, Certo. non so, poi noi quando sentiamo la marcia di Bomba. Tedeschi, che è l'opera che loro suonano sempre ogni anno a Capodanno, la marcia di Tedeschi è la marcia con cui il maresciallo Tedeschi, il maresciallo imperiale austriaco, si festeggia il fatto che lui è arrivato in Italia e ha dato un sacco di mazzate ai patrioti italiani. E quindi no, perché poi dice, ah, che bella la Che bella marcia di marcia di Tedeschi, Tedeschi a che Capodanno sempre suona a l'ascolti Capodanno, da tutti gli Vienna. amici, cioè uno è meglio che sente Va pensiero diretta da Muti, che è Un'opera un'opera che patriottica, patriottica. o poi possiamo anche sentire Tedeschi, però dobbiamo sapere che quando quelli applaudono sono contenti perché si Vengono ricordano da darci le che mazzate 150 anni fa ci in faccia. hanno dato un sacco di suonate. E poi Kurz vive in questa cosa, perché non dimentichiamo che Kurz, la prima cosa che ha detto quando è diventato cancelliere, ma ha ancora senso in Europa che i nostri poveri fratelli tirolesi stiano, diamogli un passaporto pure austriaco, Facciamo, li fa diventare di fatto austriaci. austriaci. Quindi e in più guardano con grande attenzione anche l'Emilia Romagna. L'Emilia Ok. Romagna, io vi dico, cioè, dal mio punto di vista, è la regione più forte d'Italia. Cioè tutti dicono Lombardia, la Lombardia si è visto che invece questa cosa del Covid è veramente un gigante dei piedi d'argilla. Il Veneto è forte, però ha i suoi limiti. L'Emilia Romagna oggi, cioè, basti pensare che tu hai un pezzo intorno a Modena dove fai la Lamborghini, dove fai la Ferrari e fai la Ducati. Tutto il lusso. Poi c'hai la Costiera Romagnola che è al top del turismo di Certo. massa, che è di un certo tipo. Poi c'hai i distretti agroalimentari, Parma, Sì. Bologna, c'è cioè una qualità della vita pazzesca. Sì. Oggi tutto questo in gran parte in mano tedeschi, la Ducati e dell'Audi, le grandi società che fanno i freni, le cose, tutto tedesco. Quindi loro si muovono così. In questo momento chi sta vincendo nello scontro tra francesi e tedeschi? Stanno vincendo i tedeschi. Alcuni beh, non era detto perché fino a poco fa, però quali sono le mosse che ci fanno capire questo? Mustier, che viene buttato fuori dalla più importante e più internazionale banca italiana. Del Vecchio, che è vero che è italiano, però è Furlan, distretto dell'occhiale, è Udine. Certo. È vero che ha fatto l'accordo con i francesi, però adesso gli ha dato una mazzata e ci ha messo un italiano a fare amministratore delegato del supergruppo italo-francese. Ok. Del Vecchio parla Furlan, Sì, sì, dagli sì, sì. ordini Sì. e dalle suonate. I tedeschi sono fortissimi in tutti i settori strategici italiani. Ma poi con Come si intelligenza, chiama anche eccetera. quella parte dell'industria che crea micro pezzi, Meccanica di meccanica precisione. di precisione? E oggi con chi si stanno alleando? Con Berlusconi. Perché? Berlusconi, in tutta la sua vita professionale, voleva fare il grande gruppo televisivo europeo. Ci ha provato con la Spagna, Telecinco, ci ha Telecinco, provato Telecinco. in Francia, i francesi lo hanno suonato e lo hanno oscurato in tutte le salse. La Merkel gli sta facendo fare in Austria, guardate che cosa vi ho raccontato, l'Austria, la prima partecipazione straniera importante di joint venture italo-tedesca Wow. che si fa in Austria. Tant'è che ieri Pier Silvio Berlusconi ha fatto la conferenza stampa e ha detto ci prepariamo a fare il grande gruppo europeo. Forza Italia ostinatamente rimane all'interno del Partito Popolare Europeo. Certo. Sono riusciti a piegare le Di resistenze Salvini. No, austriache. scusa, pure Salvini mo sta entrando, sta No, facendo ci vuole operazione. tempo. Prima deve durare Ah, Bondi, Bargnai, certo. Fuffaro, Sì. Siri, cioè deve fare un Ok. Repulisti e applicare il famoso teorema Giorgetti, ma c'è il rischio che pure Salvini venga Curato. depurato dal duo Zaia, Giorgetti. il Veneto, dobbiamo chiamarlo Sì. il Veneto, no? Quanti di voi vedono il Pojana quando fa il commento, no? Il Doge, no? Il Doge, Il Doge, il sì, è Doge, il fortissimo Doge, tra sì. l'altro. Quindi ecco, cioè, non possiamo pensare, la politica estera non è un epifenomeno,
cioè la politica estera è quello che determina se tu esisti o non esisti come una soggettività statuale. Quindi tutte queste cose sono percorsi di lungo periodo che arrivano. Certo, c'è la variabile americana, La c'è la variabile variabile cinese. cinese, c'è la variabile russa, però la prima cosa su cui ragionare è questa. Tra l'altro, Berlusconi dimostra di avere una cosa intelligente in politica, che è un limite di Renzi invece, che non è rancoroso. No, Mentre assolutamente. Renzi è rancoroso, quindi capito, ogni Sì, volta sì, che sì. c'ha una possibilità Boom. sfora il suo. Ma non lo puoi fare perché la differenza tra la politica e la guerra è che in guerra tu il tuo avversario lo devi schiacciare fino a distruggerlo. Clausewitz, che cosa dice nella guerra? L'obiettivo della guerra è distruggere la forza combattente nemica schierata sul campo di battaglia. Cioè, quindi è una visione totalizzante. La politica no, perché la politica parte dal presupposto che chi è mio nemico oggi può Domani può essere essere mio aprirlo amico, domani. certo. Quindi non posso coltivare il sentimento del rancore. Perché dico questo? Perché tu hai citato l'episodio del sorrisetto tra Sarkozy e la Esatto. Merkel. Mentre Sarkozy, diciamo, era un piccolo uomo, adesso rischia di andare anche in galera per colpa delle sue malversazioni con Gheddafi, la Merkel è una intelligente. Oltre al fatto che forse qua c'è stato un misunderstanding su quella famosa frase della culona inchiavabile, Sì, perché solo le non male è vero. delle intercettazioni di Berlusconi dove definisce la Merkel culona inchiavabile, Non è vero. pubblicata sul Fatto Quotidiano, il pogliaccio non è mai uscito. Quindi, Mai. Infatti lui lo racconta anche nel suo biografia fatta da Friedman, che è sì, lo dice enorme. questo, e ho capito, ma qua nessuno si viene responsabile di questo. Quindi la Merkel, che invece è un gigante rispetto a tutta questa cosa, Ah. cioè è proprio un altro mondo, è un Sì, titano, eccetera, eccetera, capisce che Berlusconi è funzionale per domare quella che loro chiamano la rivolta italiana. Cioè, la cosa che faceva impazzire le cancellerie tedesche era questo connubio 5 Stelle e Salvini. Lega che sfidava l'Europa. Perché parte Berlusconi a un certo punto si era messo in testa che lui poteva sfidare l'Europa e questo chi lo racconta bene? Lo racconta bene il segretario al tesoro di Obama, Timothy Geithner, che nelle sue memorie racconta quell'episodio dello spread e dice: noi non volevamo sulle nostre mani il sangue di Berlusconi. Quindi lo spread, Monti, Napolitano, tutta questa roba qua, che poi sono tante Vabbè, storie, certo. l'hanno fatto loro. Loro che Perché aspetta, i loro che. tedeschi l'hanno Ok. fatto? Perché si erano rotti le palle e Beh, quindi sì. C'è diciamo una concomitanza di fattori, ricordiamo sempre che certo, Berlusconi comunque si è dimesso. no, vabbè, il bunga bunga lo faceva come Sì, tutto quanto, quindi è chiaro che se esatto. tu vuoi fare la guerra devi essere pronto, no? Esatto, Cioè, non quello è che ti puoi distrarre, è. perché se ti distrai ti prendono in castagna e quindi poi capito la storia finisce. Ma questo poi Beh. quando Vabbè, ci sarà la questo è. distanza storica per Storica si rivaluta. raccontare. Berlusconi sarà un personaggio rivalutato, Ma secondo me, in futuro. a me interessa poco perché io, diciamo, tra l'altro nei suoi confronti provo anche una sorta di affetto Io perché, simpatia, eh sì, sicuramente. simpatia, affetto, una cosa di questo tipo perché comunque, cioè, alla fine tu nella vita qualche cosa hai fatto, no? Cioè, hai lasciato un Ma io provo segno. simpatia per chiunque travaglio provi odio, quindi Ah, per vabbè, me è una connotazione. Travaglio, io penso che tutte le sere accendo un cielo alla Madonna A che Berlusconi è Berlusconi, ancora vivo certo. e l'ha trasformato da E Renzi. gazzettiere in... No, deve ringraziare che mo' c'è Renzi che gli Sì, darà sì. ancora un po'. Quindi, che cosa sta succedendo adesso in Italia? Cioè, da un lato c'è il tentativo di fare quello che il Corriere della Sera ha chiamato il governo Draghi senza Draghi. Ok? Però per fare questo tu devi portare, cioè, il popolo ha bisogno del capro espiatorio. Ma io Cioè, non, io se fossi Draghi mai, 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 ma Draghi mai, sta pensando. Governo Draghi senza Draghi. mai, mai. Certo, ho capito che dici. Prendiamo l'articolo di ieri. Così facciamo vedere che noi siamo filologici e citiamo le cose precise. No, nel frattempo che Salvatore Sì. cerca, ovviamente, in questo momento in Italia si sta respirando quello che era prevedibile accadesse, cioè dopo un primo Qua, momento. questo è Ok. l'articolo, ho segnato la parte. Se c'è la crisi si va a un governo tecnico istituzionale, a un governo Draghi. Che non vuol dire incaricare necessariamente Mario Draghi, ma una persona che abbia un profilo simile, cioè si codifica il governo Draghi senza Draghi. Ok? Questo è un governo con dentro Forza Italia. Io non ci credo a questa teoria, a questa prospettiva, ti dico Vabbè. perché. No, ti dico Sì. perché secondo me è difficile un governo tecnico in questo momento, perché Conte vuole ancora il potere, l'ha bramato troppo, cioè ha fatto di tutto, ha chiesto sondaggi sulla sua persona in ogni momento,
Secondo me se cade questo c'è il Conte Terre, questo è il mio pronostico. ma non c'è. Ma allora, ma crediamo veramente sondaggi di Pannoncelli che dicono che il 60% degli italiani sono con Conte? Con Conte Ma significa Arcuri, cioè, questo è un Arcuri non lo sa momento. nessuno, se tu prendi uno per No, strada, nessuno non sa chi è è così, perché Arcuri. hanno sbagliato, perché lo hanno messo, sta ovunque. Cioè, uno che l'altro giorno in conferenza stampa ha detto: io non sono, non vi devo spiegare perché ho comprato le siringhe più costose per fare il vaccino, non sono tenuto a dirlo a voi. È giornalista. Oh, ma siamo in democrazia, mica stiamo al Partito Comunista Cinese Sta qua. cosa la sanno 800.000 persone su tutta la popolazione italiana. Se tu vai per strada e chiedi chi è Arcuri, nessuno sa chi è Arcuri. Nessuno sta facendo pagare a Conte qualsiasi errore faccia. Se tu adesso chiedi quel fuori, la gente dirà, ma è una situazione. Non lo so, vabbè, Perché? tanto mica dobbiamo essere sempre d'accordo. No, 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 Allora, infatti, su questo io vedo il Conte Terre. questo governo, Conte c'ha un canale di discussione con Berlusconi, Certo, appunto, perché tramite Gianni Letta, penso che Berlusconi faccia più prima ad sì. appoggiare Conte che a fare il governo tecnico. Allora, sì, che cosa succederà? O Conte Terre o governo tecnico, comunque prevedono due scissioni. Prevedono la scissione dei puristi dentro ai 5 Stelle, per cui Di Maio contro Di Battista, e Di Sì, Maio vince contro Di certo. Battista, perché comunque la conservazione, e ci sarà la scissione dentro alla Lega, quindi diciamo Giorgetti, Zaia spingeranno Salvini o a convincersi che deve ritornare in riga. No, qua non si fa, questa è tutta roba cotta e mangiata, Sì, perché sono d'accordo c'è su una questo. linea che è l'elezione del Presidente della Repubblica, Certo. cioè che è garante o meno di questi tipi di equilibri. Renzi oggi funge da quello che tatticamente si chiama il rompighiaccio, cioè c'è Bravo. una situazione di equilibrio, lui che ha alcune connection americane con Biden, gli hanno detto puoi andare, cioè il tuo compito storico, perché non dimentichiamo che Giuseppe Conte sta là perché Trump ha fatto un tweet scritto Giuseppi. Cioè, quindi qualcuno pensa che se salta Trump l'Italia possa rimanere No, Giuseppe no, Conte? Cioè, è chiaro che c'ha no. questi Io però lo equilibri. vedo un Quindi uomo che ha imparato a fare politica, uno che ha saputo tessere le giuste relazioni e uno che è anche molto prudente. Secondo me è insomma, pronto. oggi Lelli, scusami con affetto, cioè nel sistema mediatico italiano, l'unico giornale che difende a spada tratta Conte è il Fatto Fatto Quotidiano, cioè Quotidiano. Appunto, Domani è contro, sta vincendo. Repubblica è contro, il Corriere Meglio della per Sera. lui. Vabbè, dai, Guarda, su capisco qual è questo. la logica che dici tu, non sono così. Guarda, ma Berlusconi ti ricordi che c'aveva contro il mondo questo e Vabbè, quest'altro ed è scoppio a Canini? Berlusconi controllava Rete 4, Certo. Italia 1, Canale 5, Rai 1 e Rai 2. Quindi, cioè, se tu hai 5 televisioni più libero il giornale, cioè, non è come Conte che affronta con una scarpa nella ciabatta, perché C'è un sì. altro fattore E la importante. 7, ecco, la Eh 7 sì. è abbastanza schierata a favore di Conte, ma la 7 di Però è fatto l'unica è. trasmissione, è l'unica rete che fa ancora 1 milione di visite sulla politica, di share sulla Sì, politica, cioè gli altri non se lo guarda però nessuno. diciamo è prescindito da tutti che è una specie di collettivo grillino, cioè ci sono Sì, alcuni colleghi sì, giornalisti che sono veramente dei meetup della prima sì. ora, Assolutamente sì. Beh, ricordiamoci proprio. che Paragone era da quelle Sì, parti lì. Paragone, cioè. Vabbè, Va io bene, su allora, questo mi piacerebbe qual una è la discussione. sintesi? Così sono Sì, un'ora che divaghiamo. lo Ma divideremo. sì, la sintesi è questa. Allora, la politica estera di uno Stato non è mai il frutto di una dimensione episodica, ma è il punto su cui con maggiore forza si sente il peso della storia. Quindi per capire le dinamiche dobbiamo avere uno sguardo di lungo periodo che ci porta a comprendere le radici storico, culturali, sociologiche, economiche, etnico-demografiche di uno Stato. Quindi l'Italia è un paese sospeso. È sospeso almeno su più dimensioni. Una dimensione europea e una dimensione Ok, certo. mediterranea. Ha una linea di tensione tra nord e sud, storica. Oggi est-ovest, perché c'è un pezzo d'Italia che è tratto dalla via della seta e dalla Cina, e un pezzo che è tratto ancora dalla dimensione atlantica Certo. degli Stati Uniti. Quindi il problema è che oggi di che cosa c'è bisogno questo paese? Di gente che si mette lì come sarti, come le sartine, che stanno lì a cucire. Quindi tu vedi questo strappetto, per evitare che quello strappo possa essere lacerante del tessuto nazionale, uno si mette là. Perché questo? Perché
È vero che quando l'Italia non era un'entità nazionale, come abbiamo raccontato, Mazzarino, Montecuccoli, il più grande generale imperiale del Settecento, il principe Eugenio di Savoia, conosciuto come Prince Eugen, che aveva sconfitto i turchi nei Balcani, Caterina dei Medici, i grandi artisti in tutte le corti europee, ma il problema è decidere se abdicare a un destino collettivo, cioè a un noi come entità statuale, e arrendersi ai destini individuali. Cioè, questo dobbiamo decidere. Assolutamente. Uno può anche fare un discorso. In tanti italiani, forse una parte significativa di questo paese, sta votando con i piedi, prende e se ne va. Quindi Certo, chiaro, chiaro quello che è dici, così. assolutamente d'accordo. Ma Va guarda, bene. secondo me dobbiamo rimandare. Allora, secondo me se riusciamo a fare un incontro prima di Capodanno Ma sarebbe certo, una l'unica cosa figata che... perché facciamo cosa è successo No, tra l'altro quest'anno. così viene anche meglio perché, Certo. cioè, senza questi problemi di Così connessione, è così è più più. fluida Sì, e sì, non sì. abbiamo problemi. Però poi, come si dice, di necessità virtù. Ma guarda, poi per il nuovo anno c'è una sorpresa. I nostri incontri saranno in multicast. Va bene. Quindi succederanno delle magie portentose. Salvatore, ti ringrazio per questa capacità incredibile che hai di riconnettere il passato all'attualità. Ma in realtà viviamo in un tempo mondo, non esiste il passato, il presente e il futuro. Quello che io cerco di spiegare è che in realtà, soprattutto in questo contesto, noi viviamo in una sincronia, ecco, proviamo a dirlo così, no? E non è un caso che il film più importante di quest'anno è Tenet, che è sul tempo, quindi sì, beh. Dune non è uscito, se fosse uscito Dune ti avrei detto che il film più importante di quest'anno... Forse Mulan, perché ha Vabbè, ma dato. Mulan perché è uno spunto di questione geopolitica, ma Tenet è un film importantissimo, cioè introduce la dimensione della geopolitica del tempo, sullo Ah, sfondo certo, della sì. catastrofe climatica. Che Mulan parla molto dell'industria, di quello che accadrà, secondo Sì, me stiamo per certo, e questo è vivere. stato anche, ne abbiamo detto, onda di A Donda innovazione. d'Innovazione, a proposito, sono Sì. stato ospite a Donda d'Innovazione, un evento che organizza Salvatore ogni Organizza anno. la Villa che rinasce, Salvatore È è, come dire, coordinatore, no, dà una mano perché patrono. sono dei ragazzi bravissimi, quindi io cerco di sostenere e dare un contributo professionale, a titolo gratuito, E ma siccome cerco non di sono stato fare il invitato, mio vi massimo. lascio qui sotto un panel di quello di chiusura che abbiamo tenuto io, il dottorante accademico e Riccardo Cicerone, Cicerone. Lorenzo Sidori. Esatto, la geopolitica dell'immaginario, dove ho detto delle cose un po' che aveva attinto Salvatore, No, vabbè, ma un tu c'hai una capacità tua di lettura autonoma, po'. veramente No, però vai avanti. ho Sì. 33 anni, penso che sia giusto continuare a imparare dai migliori come Salvatore, va bene? Non farmi sentire il grande vecchio. Vabbè, un po' vecchietto, Ciao, alla ciao, ciao prossima. a tutti.